incomincerei da questa immagine. Questi due oggetti per me rappresentano lo spirito dell'epoca che stiamo vivendo, che sono praticamente delle icone della Covid era, no? La mascherina e il metro. E, in realtà potrebbero essere degli oggetti anche amici, se volete, o amichevoli, nel senso che comunque ci aiutano a prevenire il contagio. In realtà, senza ombra di dubbio, invece rappresentano, o comunque rappresentano anche e soprattutto parlando di scuola, un nemico dell'interazione, un nemico del rapporto e dell'espressione sia verbale che anche con il linguaggio del corpo. E quindi questo è un problema che voi potete confermare, è un problema molto serio e importante, soprattutto parlando di scuole, di bambini, ancora di più per le scuole dell'infanzia. Io in particolare come designer, perché la mia formazione è la formazione di architetto, però sono abituato, soprattutto negli ultimi anni, a lavorare, ho lavorato molto con gli educatori, con gli insegnanti come voi, per cui ho sentito molto forte una chiamata a cercare di trovare delle soluzioni a questo problema e a rispondere ad alcune domande come questa, che è la domanda direi fondamentale, anche se è molto forte il termine isolare. Però l'obiettivo di una ricerca comune di. Chiedo scusa, ho disattivato l'audio anche all'architetto. Proviamo? Mi Sì, perché c'era sentite? molto rumore di fondo e ho chiuso i microfoni a tutti. Avete perso qualche parte? Ma Giusto 2 secondi prima che Ah, beh, niente, no. abilitassi. Dicevo, parlavo di questa chiamata, che poi è una chiamata che anche voi avete sentito forte, per cercare delle soluzioni a, no, questo problema e per provare in qualche modo a interpretare il tema della distanza, del distanziamento, cioè cercando di evitare il problema dell'alienazione. No? E questo è un po' la linea o comunque il tracciato fondamentale della ricerca degli ultimi mesi che un po' tutti abbiamo cercato di approfondire. Guardandoci intorno, gli artisti, ecco, il mondo dell'arte in qualche modo ha reagito subito, molto velocemente, queste sono delle immagini di marzo, e provando a dare un'interpretazione a questo tema, a questo problema, stimolando la riflessione anche molte volte con delle immagini provocatorie come queste, però gli artisti e il mondo dell'arte in qualche modo porta la riflessione in un ambito che è un ambito culturale, per cui ci sono degli eventi, degli episodi come quello che vedete e quello della slide precedente che riflettono su questo argomento, parlando di come questi nuovi bisogni, queste nuove problematiche possono portare ad una rivoluzione nel campo culturale e in qualche modo anche nel campo estetico. E poi ci sono i maker che hanno reagito anche loro molto velocemente come categoria. Sapete, il maker è un'attitudine, molti di noi o anche di voi avranno questa attitudine, che è quella di fare qualcosa, usare il linguaggio delle cose, degli oggetti, piuttosto che il linguaggio, delle immagini, come piuttosto fanno gli artisti. Quindi i makers hanno provato a costruire delle soluzioni, come quella che vedete, per progettare delle soluzioni per le mascherine, per il distanziamento, e la prerogativa di questo movimento, è quella di scambiare velocemente delle soluzioni. Pratiche, veloci e soprattutto gratuite online, per cui c'è questa forma di collaborazione a cercare una soluzione ai problemi comuni. Per cui, per esempio, sempre parlando di mascherine, sono usciti tantissimi file e sono disponibili online, si possono scaricare e fare affidamento a chi ha a disposizione degli strumenti di fabbricazione digitale come le stampanti 3D, che ormai sono abbastanza diffuse anche qualcuno nelle scuole,
per creare in autonomia l'oggetto di cui si ha bisogno. E in qualche modo alcune aziende più vicine a me che hanno collaborato mettendo a disposizione la loro competenza, come in questo caso Wasp, che è un'azienda produttrice di stampanti 3D, che ha sviluppato questo progetto di mascherina che parte dalla scansione 3D del volto e prova a risolvere uno dei problemi, che è quello dell'ergonomia, per cui la mascherina stampata in 3D è rigida ed è difficile da portare, da indossare su un volto, e ogni volto, sappiamo, ha delle caratteristiche fisionomiche diverse, per cui bisogna tenere conto di tanti aspetti nella sperimentazione, finché non il design, il disegno industriale non è pronto a mettere sul mercato, quindi per una produzione di massa, delle soluzioni testate, certificate, con dietro anche tutta la competenza sulle ricerche dei materiali delle aziende. Però questa è già una fase in cui, che ha dato tempo a chi, ai maker e comunque anche agli artisti di esprimere dei pensieri e anche dei prototipi che rappresentano delle soluzioni o dei tentativi di risolvere dei problemi comuni. Io, no, anch'io non mi sono, non ho resistito a partecipare a questo processo e, per esempio, con degli strumenti di fabbricazione digitale, una stampante 3D, una termoformatrice, ho provato a ragionare sul tema della trasparenza, sul tema della leggerezza, perché voi sapete bene quanto sia difficile, comunque anche per noi, ma anche per i bambini. Adesso nell'infanzia per fortuna non si usa la mascherina, però provate a immaginare anche che cosa voglia dire portare questi oggetti sulla faccia per tanto tempo di seguito. E se è difficile portare e indossare la mascherina, è ancora più difficile, concedetemi l'espressione, indossare la distanza. Quindi entriamo nel tema del distanziamento, l'icona del metro, e vediamo come questo tema diventi ancora più complesso nell'ambito che ci interessa da vicino, che è quello della scuola. Allora, io quando parlo di distanza, nella scuola, non riesco a prescindere questo argomento da altri due temi, che sono quelli della densità e della didattica. Per cui cerco sempre di tenere questi tre elementi, che io ho chiamato le 3D, insieme per ragionare su questo tema, per riflettere, per raccogliere stimoli e provare a tentare delle soluzioni. Dandoci un po' di tempo, certamente, per non improvvisare delle soluzioni, ne abbiamo viste tante subito. A marzo, aprile, che però credo non affrontino la complessità di questo tema così importante, tenendo conto di tanti aspetti e non riducendo, ecco, tutta la riflessione sul tema della scelta o meno di un certo tipo di arredo, come abbiamo visto la polemica sui tavoli con le ruote, o le sedie mobili che abbiamo visto in tante scuole, comunque che hanno un senso e hanno una loro importanza, ma non devono essere comunque disgiunte su un ragionamento più globale, più allargato su tutti i temi che coinvolgono la scuola e la didattica in questo momento. E per fare questo, ecco, credo che invece sia interessante prendere spunto con un approccio interdisciplinare da altre discipline come questa, che è la coreografia, per esempio, che si occupa della geometria dei corpi nello spazio, storicamente, e quindi in qualche modo ha già ragionato su delle possibili situazioni e soluzioni per immaginare il nostro corpo, il corpo anche dei ragazzi, dei bambini, nello spazio della scuola. Questo non va giù. Ecco, come pure nello sport. Ecco, il mondo dello sport ci insegna che c'è una pratica, che è quella che si chiama tattica, che ci aiuta a organizzare il team, cioè le persone, i giocatori,
organizzarli nei limiti che sono circoscritti di un campo da gioco e i giocatori non sono costretti, non sentono questa costrizione a dover prendere delle posizioni e tenere delle posizioni e delle distanze fra di loro. Lo fanno in quest'ottica di gioco, giocosa, con un obiettivo comune che è quello di efficienza nel loro schema, nel loro gioco per arrivare a segnare il gol. Allo stesso modo possiamo prendere spunto dalle piattaforme digitali. Questa è un'app che si chiama Strava, che vi faccio vedere, che magari conoscete già, usano molto i runners e chi va in bicicletta. E vedete, questo artista ha usato la piattaforma digitale per disegnare il percorso che lui compiva a piedi nella piattaforma, quindi visibile da tutti in digitale. Ecco, a parte questi riferimenti che sono un po' un invito ad un punto di vista laterale, diciamo, il primo tema su cui vi invito a riflettere, come ho fatto io, che sto facendo tuttora, per tentare delle soluzioni sul distanziamento, è quello della percezione della distanza. Ecco, io mi chiedo se effettivamente i nostri bambini abbiano la percezione di cosa sia 1 metro o cosa sia 2 metri, soprattutto in virtù della loro età. E questo non è una cosa da sottovalutare, credo, e, come hanno fatto per esempio in Danimarca in alcune scuole. Quando subito hanno cercato di trasmettere ai bambini una percezione della distanza, con tanti esercizi possibili e facendo riferimento anche a degli oggetti di riferimento comune che fanno parte della nostra cultura, per cui è molto più facile associare una distanza, che è comunque una distanza, un valore astratto, che è quello del metro, che è un'unità di misura astratta, a degli oggetti d'uso comune. In questo caso i giapponesi, vedete, hanno distribuito degli schemi come questo per associare il bisogno di capire immediatamente una distanza con degli oggetti che usano comunemente, la bicicletta e il tatami. Ci sono altri esempi di cultura, di interpretazione di questo tema a livello della cultura di città, per cui si è parlato di Tape City, che è tutto un sistema di estetica quasi, di strati sovrapposti ai percorsi urbani, agli spazi di utilizzo nell'ambito pubblico, per cui queste linee, questi segni adesivi sul suolo indicano e suggeriscono una posizione, come posizionare il nostro corpo, senza imporlo con delle barriere. Ecco, quindi questo è già un modo più morbido o più delicato di indicare o aiutare la percezione dello spazio e l'organizzazione dei corpi nello spazio. È un'immagine quella che mi ha portato ad un riferimento anche cinematografico, ad un film. Questa è una messa in scena di Dogville di Lars von Trier del 2003, dove vedete la narrazione avviene in una città che è metà costruita e metà segnata a terra, proprio per indicare questa possibilità di avere dei confini che non siano dei confini fisici, ma come delle indicazioni, indicazioni a terra. C'è un esempio che vi faccio vedere di applicazione di questo approccio in una scuola di Reggio Emilia. Di qualche anno fa, per esempio, qui abbiamo sovrapposto uno schema che è il percorso di una gara robotica per la robotica che abbiamo disegnato. Invece di posizionarla su un tavolo, comunque lavorare solo sugli arredi, abbiamo provato a incrociare questa attività, quindi questa modalità, questo approccio del bambino all'attività che si può fare con i robottini, con la robotica, integrarla all'architettura. Quindi il pavimento diventa esso stesso il campo da gioco e vedete che comunque i corpi dei bambini in qualche modo fanno parte di questo sistema simbiotico, per cui molte volte è importante riflettere anche sulle opportunità che gli spazi e la progettazione degli spazi possono portare come contributo in un equilibrio fra attività e supporti dell'attività.
Ecco, qui veniamo al tema invece della densità, la seconda D che abbiamo visto nello schema iniziale, e la densità, quando parliamo di la densità è un numero, per cui quando parliamo di densità si fa presto, cioè se noi consideriamo le indicazioni di distanza che abbiamo recepito e gli spazi che abbiamo a disposizione, è ben presto evidente che gli spazi ci stiano, che abbiamo a disposizione ci stanno stretti, per cui è necessario, e questa è stata una forzatura che noi abbiamo dovuto un po' subire da questa emergenza, ma che può essere in qualche modo anche un'opportunità, che è quella di provare a rompere anche simbolicamente i confini, i limiti fisici della scuola e provare a uscire dalla scuola e in qualche modo entrare nel contesto più allargato della città. Per cui provare a sfruttare molto di più e sempre di più l'ambito subito fuori dalla scuola, il parco, ed entrare in questo schema che è una proposta del sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che lei ha chiamato la città del quarto d'ora. È uno schema che ha girato il mondo e che noi in realtà nella struttura storica della città italiana può essere compatibile, diciamo. Lei dice in pratica che tutte le funzioni vitali necessarie per svolgere, per essere in un'azione di cittadinanza devono essere accessibili entro 15 minuti di cammino dal punto in cui ci si trova. Quindi anche la scuola può far parte di questo sistema fra scuola, lavoro e casa, e i quartieri possono riorganizzarsi in modo che ci sia questo equilibrio, di relazioni e di funzioni. In caso di Reggio Emilia, ecco, questo nella sperimentazione estiva, Reggio Emilia ha proposto un progetto che si chiama proprio Città Diffusa, Scuola Diffusa, scusate, in cui c'è stato uno sforzo importante di alleanze con il territorio, con la città, con gli edifici non utilizzati, con i musei civici, con gli spazi aperti pubblici, proprio per provare a portare la scuola fuori e vedere se in questo passaggio pieno di problemi di logistica, sicuramente con uno sforzo straordinario anche degli insegnanti e degli amministratori, però ci potesse essere nascosto, diciamo in nuce, qualche opportunità nuova. E quindi necessariamente finiamo per parlare di didattica, che è la vostra area di comfort e che secondo me però deve essere una degli ingredienti della ricetta che può risolvere i nostri Via la di problemi. prendersi le calze. E, ecco, qui dobbiamo incominciare, questo è il momento in cui. Chiedo scusa, potete disattivare tutti i microfoni? Grazie. Mi ha aperto il Se no, microfono. devo richiuderli io. Bene. Ok, grazie. Per bere un goccio d'acqua. Ecco, questo è il momento in cui ci dobbiamo chiedere che cosa significhi scuola all'aperto. Ecco, qui voi potete dire sicuramente la vostra. Io ho ascoltato molti educatori, insegnanti, mi sono confrontato anche con le problematiche che voi avete e ho anche una mia personale idea per il contesto in cui anch'io sono cresciuto come bambino, che è quella che vedete qui. Ecco, questo per me è un'immagine di una scolaresca sotto all'ombra di un albero che si avvicina molto all'idea che io ho di scuola all'aperto, molto meno questa, che invece rappresenta un tentativo di portare fuori, riproporre fuori quello che si fa dentro, con le stesse modalità, vedete, quindi tavoli, lavagne e disposizione, senza invece sfruttare quella che può essere l'opportunità che viene da questa emergenza, ma che può anche insegnarci qualcosa per il futuro, cioè di considerare di più, lo facciamo già, ma provare ad approfondire questo concetto di ambiente esterno come contesto educante. Quindi provare
in qualche modo a ragionare su una scuola che si fa sempre di più all'aperto. Poi su questo lascio spazio dopo a Danilo, che ha moltissimi esempi ed esperienze bellissime. In realtà, ecco, anch'io avevo sviluppato e proposto un'idea che è quella della scuola sotto l'albero, che è un concetto che non ho certo scoperto io, su cui c'è una letteratura molto ampia, ma ecco, ne parlavamo in tempi anche non sospetti, nel 2019 a Now a scuola si può, proprio anche qui mi ha invitato Daniele Barca, che è il nostro dirigente. Che avevo colto da una frase di un architetto, che parlava proprio delle scuole che iniziano a esistere quando un uomo sotto un albero, senza sapere di essere insegnante, incomincia a discutere la sua presa di coscienza con altre persone che non sapevano di essere studenti. Ecco, questa è una frase che mi aveva colpito, da cui io avevo estratto poi in realtà solo le tre parole sotto un albero, no? Che sono tre parole molto semplici, ma sottendono tanti concetti importanti come quello del benessere, del comfort, della partecipazione, dell'equilibrio con la natura. E come mi suggeriva un'amica pedagogista, Elena Giacopini, apprendimento, quello il tema dell'apprendere insieme. E a questo concetto non possiamo sicuramente sottrarci dalla sfida del digitale. E provare, e allora diventa ancora più interessante la sfida di trovare un equilibrio, un riequilibrio di tutto quello che ci ha portato il digitale verso invece l'ambiente naturale e fisico. Ok, quindi ora torniamo al tema principale, che è quello della distanza, no? Allora, a distanza, a un certo punto potremo provare a sublimare qualche definizione. Io l'ho fatto perché non sono un esperto di niente né un teorico, per cui alla fine ho bisogno di raccogliere tutti gli stimoli, anche quelli che avete visto prima, in una traccia che mi possa servire come traccia di lavoro per proporre delle soluzioni. Mi piacerebbe sentire anche la vostra idea di distanza, la vostra definizione. Io intanto vi leggo la mia o quella che ho scritto qua, che dice che la distanza è parte di una relazione equilibrata tra movimento e sosta. Ecco, io ho trovato interessante lavorare proprio su questo binomio e inquadrare il tema, il macro tema della distanza, proprio come alternanza fra il movimento, il muoversi e il fermarsi, fra il movimento e la sosta, fra lo stop and go, come ho chiamato qua. E ho cercato dei riferimenti per aiutarmi. E, per esempio, sull'area della sosta ci sono tanti oggetti che fanno parte del nostro patrimonio nella memoria collettiva, che sono i simboli un po' dell'essere base, che sono le boe, le bandierine, la base del baseball, i birilli, e ce ne potrebbero essere tanti altri. Mentre i riferimenti sul movimento sono tutti quelli legati al fascino di un oggetto che è senza tempo, che è la ruota. E io cosa ho fatto? Ho provato a lavorare su questi due temi, provando a gestire proprio il tema del distanziamento con questa attitudine giocosa. E oggi vi racconto tre progetti che nascono proprio da queste premesse. Uno è raccontametro. Il raccontametro è una carriola che fa clac ogni metro, per cui permette di indagare il tema dello spazio attraverso il suono, quindi questa percezione della distanza come se la sentissimo questa distanza. Ed è un oggetto che permette ai bambini di muoversi, quindi li accompagna in un percorso libero nello spazio aperto, che può essere anche lo spazio circostante alla scuola, per fare questa gira, proprio questa esplorazione della natura, raccogliere degli oggetti nella tasca che vedete, e nel momento in cui si trova un punto di comfort in cui si sente l'esigenza di fermarsi e di ascoltare la natura, di incominciare un dialogo con la natura o anche con degli altri bambini,
c'è la possibilità di staccare il blocco delle ruote che si trasforma in un seggiolino, in una piccola seduta. L'oggetto è molto semplice ed è pensato anche per essere realizzato in tempi brevi e perché è in questo momento che può essere utile e a costi molto limitati, per cui tutti i pezzi sono ricavati da un'unica tavola di legno, si possono assemblare senza viti né colle. Vedete, il processo di costruzione è quello della fabbricazione digitale con una fresa a controllo numerico e ci vogliono 15 minuti circa per realizzarlo da un piano di legno. E poi questo prototipo è stato ingegnerizzato da PlayPlu con una corsa incredibile che però ci ha permesso di mettere a disposizione ad una classe, di una scuola a Reggio Emilia, un certo numero di carriole per poter incominciare subito a fare una sperimentazione dal primo giorno di scuola, il 14 di settembre. Ecco, il fatto curioso che vi mostro è che questo oggetto sia stato preso in considerazione da delle riviste di design come Domus e Interni è un segnale importante, io credo, perché io sono lotto da tempo su questo bisogno di alleanza fra design ed educazione, no? Sono due mondi che difficilmente lavorano insieme, mentre il design collabora come valore aggiunto su oggetti di arredo, su oggetti in generale di product design, di prodotto, e in realtà è possibile invece estendere questa ricerca, questa attenzione che può venire da una competenza che è quella del design, anche in una simbiosi con l'educatore per cercare delle soluzioni anche che siano utili per la scuola. Il secondo oggetto che vi faccio vedere si chiama School Surf ed è un prototipo della gamma Gonzaga Arredi, che nasce dall'esigenza, sempre questo vedete, lo ritrovate, questa coerenza con il concetto di movimento e sosta, è un oggetto ispirato alle vele e ai carrioli, ai carrelli, ai kart, per cui ha delle ruote, si può spostare, può portare l'ombra dove l'ombra non c'è. Questo è un po' l'obiettivo, sempre dando priorità all'albero che è il grande maestro, no, nello spazio verde e già lui ci regala la sua ombra, ma ci sono tante tante parti che invece non hanno questa possibilità, quindi queste vele possono costruire dei punti di comfort anche dove l'ombra non c'è e danno un'altra opportunità che è quella nella configurazione libera, o comunque sì, si possono dare tante interpretazioni, magari abbiamo visto anche i bambini si divertono anche, soprattutto nella loro visione, che molte volte è sorprendente e che noi non avevamo immaginato previsto, ma è quello proprio la cosa più bella anche dello sforzo del design di dare o supportare l'ambiente scolastico con dei prodotti non completamente finiti, ma che lasciano la libertà di interpretazione, che lasciano aperta la possibilità di usarli in modi anche inaspettati. Ecco, questi oggetti composti fra di loro possono costituire delle piattaforme anche grandi per una classe intera o piccoli gruppi e possono aggregarsi a capanna o in linea e comunque il sistema è componibile e si possono staccare i pali e aggiungere delle configurazioni tipo la serra o altre configurazioni che possono essere studiate insieme agli educatori a seconda delle esigenze, anche compatibilmente alla rilevanza dell'attività nel percorso di apprendimento. E poi veniamo al tema del pasto. Ecco, ancora più difficile, qui si alza l'asticella perché l'esperienza del pasto è molto importante e difficile dentro, ancora di più fuori. Nonostante noi abbiamo comunque sempre viva questa attitudine, no, del picnic gioiosa, del pasto, del mangiare insieme all'aperto, anche se il pasto è proprio un'attività conviviale per eccellenza, per cui è difficile conciliare questo momento con invece la necessità che abbiamo adesso di stare distanti, distaccati dalla mascherina, per cui su questo abbiamo fatto un ragionamento ancora più difficile
Vedete che comunque è stato anche incentivato e sottolineato dal Ministero nel Comitato Tecnico Scientifico, viene sottolineato come questo momento rappresenti un momento fondamentale e importante dal punto di vista educativo e suggeriscono qualcosa anche di sfruttare sempre di più gli spazi all'aperto quando possibile. Ed anche quindi parlano di un lunchbox per il consumo in classe, quindi suggerisce una modalità diversa, come abbiamo visto nello spirito dell'outdoor education, che non è quella di portare fuori il vassoio così come è concepito per una funzionalità dentro nelle mense, ma provare a pensare anche a degli oggetti, ad un'esperienza diversa per questa esperienza all'aperto. Sì, poi ci sono altre indicazioni, sempre qui sono dei riferimenti normativi che voi avrete sicuramente letto, si sottolinea sempre questo valore dello spazio esterno come occasione di apprendimento. E io ho esteso questa sfida anche ai miei studenti dell'università, io insegno Industrial Design e Ingegneria Unimore. E alcuni dei miei studenti, vi faccio vedere, ho selezionato due progetti in particolare che proprio ci danno qualche spunto anche in questa direzione. Per esempio, tutto il mondo dell'inflatable o del gonfiabile è molto interessante per provare delle soluzioni in questo senso, perché il gonfiabile, come anche altri sistemi intelligenti che potete dedurre, riprendere dal mondo dell'outdoor, del camping, del campeggio, sono importanti perché partono con una massima efficienza di ingombro e di peso e poi si realizzano e si aprono nel momento in cui va svolta l'esperienza e quindi sono ideali come sistemi anche per provare, se volete voi immaginare o progettare delle soluzioni all'aperto. Facili e facilmente gestibili e non tanto costose. Come pure anche si può provare a sfruttare quello che c'è già fuori, cioè creare una specie di patto con gli oggetti di arredo urbano già esistenti e appoggiarsi a loro, trovare dei punti in cui, per esempio, come in questo caso di questo vassoio, che è pensato proprio per agganciarsi a dei pali o comunque a delle panchine per poter aiutare o favorire l'esperienza del pasto all'aperto. E poi l'ultimo progetto che si chiama Metro Quadro, è un progetto creato dalla co collaborazione con Cheerfood e con Officina Educativa, che praticamente si pone l'obiettivo anche tentare delle soluzioni nuove per mangiare all'aperto, superando il concetto di distanziamento come un vuoto, no? Come una distanza da tenere, e invece cambiando il punto di vista, lavorando sul metro quadrato. Un metro quadrato come un pieno, quindi un pieno di esperienza dove riuscire a fare un'esperienza macro della natura in un micro paesaggio che contiene comunque tutta la sintassi del linguaggio della natura, concepita come contesto educante e con tutti gli elementi che ci portano a costruire un ponte molto interessante, stimolante, che secondo me ha tantissime potenzialità, non espresse, che è il ponte fra natura e gusto. Per cui abbiamo cercato di sfruttare questa occasione di star fuori e di vivere in un contesto educante della natura per stimolare anche nei bambini questo associazione fra la natura e gusto, utilizzando anche delle mappe del gusto elaborate da Cheerfood. Per cui, vedete, ecco, questo è il prototipo. Io lavoro per farvi vedere anche come si lavora su questi oggetti. Fare la prototipazione è fondamentale per verificare subito e velocemente, con dei mezzi anche poco costosi, la fattibilità dell'idea. Questo, vedete, è il cartone, un cartone semplice che si piega in due e diventa una valigetta con un'impugnatura, viene data ad ogni bambino, è personale e il bambino può muoversi e cercare un'area di comfort per poi aprirlo e svolgere delle attività
sopra come base, e quindi torniamo sempre di nuovo alla dualità movimento-sosta, quindi come base per poi uscire, correre, andare a prendere delle cose, riportarle lì e completare l'esperienza con il pasto, proprio come fosse un tappeto, come fosse una coperta da picnic. Ma ecco, qui mi fermo, vi faccio vedere piuttosto un video che è online su YouTube, che spiega in 3 minuti, vi fa vedere qualche scena di come si è svolta l'attività in una scuola di Reggio Emilia quest'estate. Ecco, questo era un esempio di come si può sperimentare questa nuova modalità del pasto all'aperto. Dove non è possibile farlo, abbiamo ragionato anche su come invece al contrario portare la natura dentro. E questo è un tema, ho visto, sviluppato anche da altre scuole, soprattutto credo in Trentino. E questa è una possibilità anche che abbiamo di riempire il vuoto e la distanza con la natura. E nello stesso modo portare dentro costruire dentro, nello spazio anche della mensa, dei piccoli musei o delle piccole serre, di cui prendersi cura e da curare in una modalità anche laboratoriale, che potrebbe trasformare la mensa anche in uno spazio ibrido. Dove si può curare e continuare a seguire il percorso e il tempo di trasformazione della natura, anche all'interno e comunque in un'esperienza legata e vicina all'esperienza del pasto. Ecco, io con questa slide concludo, sperando di avervi portato qualche riferimento, qualche stimolo a una riflessione che è ancora molto aperta e che ci darà anche un'opportunità, credo io, adesso nella primavera che arriverà, ma anche spero quando finirà questo periodo di emergenza per aprire questa possibilità di sfruttare la natura come contesto educante anche in tempi normali. In ogni caso, ecco, io credo che non si possa parlare di spazio, di spazi, riducendo questo pensiero ad una mera questione di osservanza di protocolli di sicurezza. Quindi bisogna provare a fare un ragionamento che superi questa paura, pur tenendone conto, e cercando di suggerire dei comportamenti nuovi piuttosto che imporli o imporre delle regole, con l'obiettivo comune a tutti noi, che è quello comunque sempre di garantire la sicurezza e favorire la mobilità e la relazione. Ecco, con questo vi ringrazio dell'attenzione e se volete seguire e vedere altri progetti potete seguire il mio profilo Instagram, ci sono altre esperienze e io adesso lascerei molto volentieri la parola
a Danilo Casertano. Danilo, ci sei? Ci sono, eccomi qua. Eccolo. Le Allora. assegno il ruolo di relatore, allora. Adesso. La ringrazio, assolutamente meritato, ma lo prendo volentieri. Allora, io per togliere la... devo togliere... Lo fai tu, Federica, puoi togliere il mio... la condivisione? Direi che non c'è già più. Ok. Ah, ok, perfetto. Non vedo... Includono, ok, un attimo. Ah, un attimo di problema con la condivisione, scusate solo, che bella la privacy avanzate. Ok, va bene, quindi sei d'accordo? Anche qui e qui. Perfetto. Ok. Allora, speriamo che ora funzioni. Scusate, problema. Devo riavviare, scusate. Intanto se avete qualche domanda potete o scriverla anche sulla chat se riusciamo, se non in diretta, poi magari proviamo anche a tenerci in contatto. O comunque anche adesso, approfittando di questa pausa tecnica, se volete, possiamo fare un giro di riflessioni o domande se ne avete. Ok, scusatemi, ma per dei motivi di preferenza di sistema mi ha detto che dovevo uscire e rientrare. Adesso dovrebbe funzionare. Se mi puoi riassegnare cortesemente di nuovo il potere di condivisione, vediamo se funziona. Eccolo qua. Ok, va bene anche non ora e dopo. Ok, perfetto, adesso funziona. Allora, prima di condividere, insomma, un po' di anch'io qualche immagine, volevo ringraziare Francesco di questo invito e mi fa piacere tornare un po', anche se virtualmente, nella vostra scuola. Io ho avuto il piacere di venire a visitarla e di fare insieme con Ashoka, Italia che cambia, un reportage che poi abbiamo pubblicato su tutti i nostri canali, insomma, della vostra esperienza all'interno del progetto La Scuola che Cambia. E io sono Danilo Casertano, sono un ex maestro di strada, sono, come dico sempre, un insegnante in pensione non retribuita. Ho lavorato diversi anni, dall'infanzia fino direi la secondaria di primo grado, anche se i miei ultimi alunni avevano 16-17 anni e facevano la prima media. Insomma, ragazzi che hanno approfondito il concetto di scuola più e più volte e diciamo che per me sono state poi l'ispirazione del progetto poi che abbiamo fondato, prima dell'Asilo del Bosco, poi dell'Asilo del Mare e ora del network di scuole naturali. Dico che sono stati la mia ispirazione perché questi ragazzi ovviamente scuola indoor non la facevano. Perché se stavano in classe magari avevano qualche intemperanza, tipo buttare il banco dalla finestra o comunque insomma avere un po' di difficoltà nel rimanere 6-7 ore in classe, erano magari 6-7 minuti, e quindi io l'ho sempre definito l'outdoor di necessità. Poi, grazie al progetto prima dell'Asilo del Bosco, poi dell'Asilo del Mare, siamo scesi sull'età, siamo andati sui criminali, quelli piccoli. E diciamo abbiamo inaugurato anche grazie all'aiuto dei social e del racconto che un po' ha accompagnato la nostra esperienza una rinascita, no, dell'educazione all'aria aperta che in Italia c'era. Francesco ha fatto vedere delle immagini risalenti agli anni 20. Il professor Cacciavillani nel 1921 aveva fondato le scuole all'aperto. Io avevo conosciuto la Casa del Sole a Milano. Cosa che mi fa abbastanza ridere, io faccio casertano di cognome, vengo dal sud, pensare che ci fosse la Casa del Sole a Milano e la Principe di Piemonte a Roma mi creava un pochettino di disagio a livello così semantico, di significati, no? Poi dopo in realtà capii che Casa del Sole a Milano non era un ossimoro, non era una presa in giro, ma era legato al tema della salute. Cioè le scuole all'aperto erano molto legate
a bambini in fragilità, magari che avevano avuto problemi di rachitismo, comunque c'erano dei problemi di salute, e c'era questa strana convinzione nei tempi antichi che il sole facesse bene alla salute. Non so perché, forse quella cosa strana chiamata vitamina D o l'ossigenazione del sangue, non so, insomma, c'era questa idea che lo stare fuori potesse far bene. E diciamo che in questo periodo di pandemia è un po' ritornato questa cosa dell'outdoor education, no? Ce la siamo trovata nei DPCM, ce la siamo trovata nei comandamenti di Sua Maestà, insomma, ce la siamo trovata in varie dimensioni. E quindi persone come me, che magari avevano ricominciato un po' questa pratica pedagogica, didattica, della scuola all'aria aperta, si sono trovati anche in questo periodo storico a essere chiamati tante volte, no, a discutere di questi temi. E ovviamente è un discorso molto ampio, poi per chi vorrà approfondire, magari appunto c'è il sito scuolenaturali.it, c'è il mio profilo, insomma ci possiamo mettere in contatto in vari modi per approfondire i temi. Io con voi in questo tempo, sì, abbastanza brevemente, volevo fare una riflessione sul perché. Cioè, perché facciamo outdoor education? D'altronde ci sono tante cose da fare, perché dovremmo fare proprio questa e non altro? E quindi volevo un po' magari condividere con voi qualche immagine e qualche riflessione proprio sui perché. E quindi vediamo ora se funziona tutto, speriamo di sì. Quindi siamo qua, no, questo magari no, magari era meglio questo, perfetto. E quindi ditemi solo se così si vede, abbiamo un bambino che guarda l'orizzonte, magari qualcuno mi dà un Si feedback. vede, Stiamo... si vede, Perfetto, grazie, grazie, grazie. Sempre la tecnologia di aiuto. Grazie anche a chi lo scrive, mi piace questa forma di interazione. Grazie Marzia dell'aiuto della regia. Quindi abbiamo regia video e audio, ce l'abbiamo tutti. E quindi sì, diciamo che appunto il tema per me, la domanda delle domande, la domanda che si fanno i bambini è perché. E credo che se noi rispondiamo a questa domanda, probabilmente rispondiamo alla domanda proprio di senso. Allora, come vi dicevo, è perché? Ce lo chiede Sua Maestà, questo è l'allegato del DPCM di maggio, e vedete qui, no, decorre dal 18 maggio 2020, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education. Ora, per me è stato un'epifania, è stato un momento veramente particolare, perché io il primo, diciamo, asilo in natura l'ho visto in Svezia circa 21 anni fa, e in vari viaggi che avevo fatto, ho avuto, insomma, tanta fortuna nella mia vita di poter vivere e osservare tanti posti nel pianeta. E questa cosa qui che avevo visto in Svezia e Scandinavia, poi uno dei miei nipotini era andato in un Walkindergarten in Germania, quindi insomma era una cosa che nella mia vita è arrivata abbastanza presto. E diciamo che mi stupiva che si faceva a meno 14 a non più 14, quindi con un differenziale di 28 gradi. Cioè, perché io se penso a Roma oggi siamo a dicembre, oggi siamo a 14 gradi, e magari invece dal mio amico in Svezia ce ne stanno già svariati sotto zero. E poi all'epoca, insomma, manco c'era il cambiamento climatico più di tanto, quindi insomma, faceva anche un po' più freddino da quelle parti. Adesso sembra di stare in Costa Azzurra. Però, insomma, il tema di questa scuola all'aria aperta mi lasciava un po' perplesso, perché quando ho tornato in Italia, a me avevano detto in maniera molto chiara che in Italia non si sarebbe mai fatto l'asilo nel bosco, ma proprio mai, eh. Cioè, che è una parola anche abbastanza facile da ricordare, perché è corta, sono 3 lettere, mai. Poi un giorno ho capito perché mi dicevano, perché non era un avverbio, in realtà era un nome proprio, perché con Paolo Mai è con lui che ho fondato il primo asilo nel bosco, quindi magari era una cosa profetica, ero io che capivo male. Però capite che se per tanti anni ti dicono che questa cosa in Italia non si sarebbe mai fatta e poi te la trovi in un DPCM, è stato abbastanza originale come dimensione. In più, durante il lockdown, nella mia regione, che è una regione abbastanza difficile, no? Il Lazio, che è anche un nome terribile per quanto mi riguarda, però per attinenze sportive, non per discorsi, diciamo, pedagogici. Però cosa è successo? Erano un po' di anni che collaboravo pro bono per la regione Lazio, che erano 40 anni
che stava aspettando una nuova legge per i servizi dell'infanzia, che noi nel Lazio, a Roma, facciamo le cose abbastanza con calma, ci prendiamo tutto il tempo, no, per ragionare sulle cose. Ci siamo presi 40 anni per ragionare sulla nuova legge per i servizi dell'infanzia, però proprio grazie anche a tutta questa dimensione qui, nel Lazio, dove comunque non c'era nemmeno una maggioranza politica, all'unanimità si vota questa nuova legge, dove all'interno è stato riportato alla luce proprio questo senso dell'educazione sperimentale, articolo 38, educazione sperimentale all'aperto. Ora, mancano ancora i regolamenti applicativi, magari ci vorranno 40 anni ancora, però intanto in una legge regionale, quella del Lazio, è stata sancita questa possibilità di fare outdoor education e lo reputiamo un segno dei tempi, cioè una possibilità, ma cerchiamo di capire bene, no, perché dovremmo fare outdoor education oggi. Sostanzialmente perché se vogliamo avere ancora un pianeta, forse sarebbe anche il caso di imparare a prendersene cura. E la cura non è una cosa astratta, la cura non è una cosa che si impara solo dai libri, la cura ha bisogno di un rapporto completo. E quindi che cosa succede? L'educare alla sostenibilità, io lo dico perché insomma faccio anche il social manager di una pagina Facebook abbastanza grande, ma il tema dei prossimi post si passerà da outdoor education a education for sustainability. Diciamo che c'è l'agenda 2030, probabilmente Recovery Fund, insomma oggi se non parliamo di unità didattiche di apprendimento, quindi le famose UDA, ma se non ci aggiungiamo una S, visto che noi a scuola ci piacciono tantissimo le sigle, quindi diventerà UDAS, no? Unità didattiche di apprendimento sostenibili. Il tema della sostenibilità quindi è centrale ed è secondo me anche la naturale evoluzione di outdoor education, no? Ve lo dico già da adesso, cioè il tema dell'outdoor education si sviluppa principalmente per il primo ciclo di scuola. Nel secondo ciclo di scuola, effettivamente, parlare solo di outdoor education non mi risulta molto sensato, invece mi risulta sensatissimo se diventa education for sustainability, perché a quel punto, la riflessione, le pratiche educative, le unità didattiche di apprendimento che si possono sviluppare, dove sono al centro la sostenibilità, permettono ai giovani adulti, agli adolescenti, di confrontarsi con delle conoscenze, con un sapere che deve essere applicato in una direzione di un lavoro, qualunque esso faranno, che dovrà portare delle riflessioni, ma anche delle pratiche sul tema della sostenibilità. E quindi, se non lo impari durante il ciclo della scuola secondaria, sarà difficile quando poi andrai a lavorare e avrai questo tipo di sensibilità. Ma questo tipo di sensibilità e questo tipo di pensiero, che è un pensiero particolare, quello della sostenibilità, non è solo reduce, reuse e recycle, non è solo quello, è un pensiero ecosistemico, è un pensiero biofilico, è un pensiero che deve veramente vedere un rapporto dell'essere umano con se stesso, con la società, con la dimensione politica, ma anche con la dimensione del creato, per chi crede, o comunque la dimensione dell'ecologia, anche se non ci credi, perché comunque su quel pianeta siamo tutti. E però cosa succede? Che quando sei più piccolo è normale che l'outdoor education ti permette di entrare in un contatto emotivo, sentimentale, esperienziale diretto, che coinvolge i sensi. Quindi qui abbiamo tanti insegnanti della scuola dell'infanzia che ovviamente ci insegnano loro l'importanza dell'esperienza di una scuola attiva. Perché si parla tanto di pedagogia attiva, ma la scuola dell'infanzia è ontologicamente, verrebbe da dire, una scuola attiva e quindi è sicuramente più avvantaggiata ed è anche uno dei motivi storici per cui l'outdoor education nello 06 ha attecchito, uso questo proprio termine, diciamo un po' agricolo, in maniera meravigliosa. Direi che l'outdoor education in Italia nello 06 è non solo attecchito, ma sta già in una fase di fioritura. Sono centinaia le esperienze in tutta Italia che stanno facendo outdoor education. Poi chi più, chi meno, chi più tempo, chi meno tempo, chi con no, dei dettagli anche tecnici sviluppati in maniera più approfondita, ma comunque è una realtà. Negli ultimi 3-4 anni mi sento dire che anche nella scuola primaria c'è, nella scuola secondaria, secondo me, si necessita anche questo approccio, anche rispetto al tema della sostenibilità.
Questa è la definizione in letteratura scientifica, ce ne sono diverse. Mi piace questa principalmente per un motivo, perché è corta, c'entra in una slide, la si può leggere e non ci si addormenta. E quindi è l'outdoor education, è un approccio educativo fondato sulla centralità riconosciuta all'ambiente esterno come luogo privilegiato per lo sviluppo e caratterizzato da attività sperimentali basate su creatività e multisensorialità in situazioni naturali. Quindi non ci ha ancora risposto al perché, attenzione, io adesso sul perché ce l'ha detto, vabbè, ce lo dice Sua Maestà, però diciamo come scuola dell'obbligo dobbiamo ubbidire, però diciamo non è proprio il perché che ci interessa. Questa invece definizione ci dice dove e ci dice come, no? Ci dice che all'aria aperta è il luogo privilegiato e ci dice anche come, quindi attività esperienziali. E quindi capiamo bene da questa definizione, no, il tema della scuola dell'infanzia, quanto ci stiamo dentro a questa cosa. In più, prima di arrivare a questo perché, permettetemi di adesso una battuta, no? Questo è un Wagen, questo è uno di questi che ho visto in Germania o in Repubblica Ceca, no? Sono questa specie di container molto simpatici, dove la mia amica tedesca, Petra Jäger, uno dei massimi esponenti in Germania dell'outdoor, mi dice: guarda, qua, sotto i meno 14 noi andiamo lì, perché è buona, in fondo, no? E stiamo parlando quindi di un approccio di outdoor education che viene chiamato integrale, cioè dove effettivamente lo spazio interno non c'è, o comunque viene veramente usato in maniera molto minima, e i bambini e le bambine stanno principalmente all'aria aperta. Questo approccio in Italia esiste, passa sotto il nome di pedagogia del selvatico, pedagogia del bosco, c'ha varie connotazioni. Poi noi italiani siamo veramente straordinari, ci mettiamo un sacco di nomi, ci piace chiamarle 50.000 modi diversi. Io per sintesi le chiamo le 50 sfumature di verde, no? Per far capire un po' tutta la dimensione, dalla yurta nel bosco fino poi ad arrivare agli studi comprensivi. Però, ripeto, approfitto che siamo tra insegnanti anche per un po' chiarire anche alcuni stereotipi, no? A volte si immagina che asilo nel bosco, scuola in natura, pozzanghera, mandala di foglie, percorso sensoriale, qualche gita e abbiamo fatto. Soprattutto poi facciamo 10-15 post, ci arriva anche l'attestato del corso. Diciamo che questa dimensione qui è un po', diciamo, una caricatura di quello che è un po' l'outdoor education, però. È importante sapere che in Germania di Waldkindergarten come ordine di grandezza ne abbiamo più di 2.000, quindi stiamo parlando di un numero molto molto ampio, però effettivamente in Italia questo tipo di outdoor education di questo tipo qui non ce ne abbiamo tantissimo. Noi, soprattutto insomma la nostra organizzazione, ma anch'io personalmente, sono molto più affascinato e molto più interessato allo sviluppo di quello che viene chiamato outdoor education integrato. Ovvero dove noi abbiamo i luoghi interni, i luoghi esterni e i luoghi digitali. E a me piace molto diciamo, il dirigente Barca, sono con lui nel tema di portare avanti il lavoro del professor Luciano Floridi, no? Il tema dell'on life, diciamo, la bellissima metafora della mangrovia, no? Questa pianta che vive sia nell'acqua salata che nell'acqua dolce, in modo, no, per avere questa integrazione tra la scuola digitale e la scuola in presenza. Io aggiungo a questa dimensione qui, della riflessione sui luoghi dell'educazione in questo momento storico, questo equilibrio, no? Questo incontro tra questi tre luoghi diversi, tra degli indoor, che sono laboratori, che sono stanze, che sono aule, che sono i musei, che sono tutti quei luoghi al chiuso che possono essere interessanti da un punto di vista educativo. I luoghi outdoor, di cui adesso ne parliamo in maniera più approfondita, e però anche i luoghi digitali. Soprattutto questi luoghi digitali mi piacciono, io sono uno che fa outdoor, ma non sono un Amish, non sono contro la tecnologia, io credo che outdoor e tecnologia siano perfetti per stare insieme, proprio perché grazie all'elemento digitale, come stiamo facendo noi adesso, stiamo superando i confini dello spazio. Cioè ci stiamo parlando, stiamo interagendo fra di noi, eppure siamo ognuno, no, sul tema della distanza che faceva Francesco prima, molto lontano dall'altro. Chi vedrà questa registrazione, oddio, suo malgrado, magari la mia parte la può anche skippare, ma la supererà i confini del tempo. Ora, queste sono due grandi caratteristiche importanti, soprattutto in questi tempi particolari. E
È ovvio però che alla rinuncia che questa cosa ci comporta è la rinuncia del corpo. Ora, rinunciare al corpo, alla dimensione corporea, è una rinuncia troppo grande per chi fa educazione, soprattutto chi la fa con i bambini piccoli. Quindi abbiamo necessità, come esseri umani contemporanei, di avere un rapporto col corpo, perché significa avere un rapporto autentico anche con le emozioni, significa aprirsi ai sentimenti e poter pensare in una maniera diversa. Io l'unica scuola che vedo nel futuro è una scuola che si muoverà tra i luoghi, tra queste tre tipologie di luoghi, superando questi confini, no, di dove bisogna stare, o solo così, o solo colà, tutta digitale, tutta in presenza, tutta fuori. Io sono assolutamente convinto che come esseri umani possiamo affrontare la sfida della contemporaneità alla ricerca di un equilibrio tra questi tre temi. Ne sono assolutamente convinto e sto vedendo anche delle cose molto belle in giro. È ovvio che è faticoso, è ovvio che è difficile, perché poi ognuno di noi, magari chi non è particolarmente giovane, è stato cresciuto in un'atmosfera analogica, è stato formato come studente in quel modo, si è formato come insegnante in quel modo e ora si trova nel ben mezzo di una rivoluzione che poi in realtà è più di una, sono tante rivoluzioni contemporanee, no? Rivoluzioni tecnologiche, rivoluzioni a livello proprio più globale di pianeta, quindi non è soltanto la rivoluzione francese, è la rivoluzione planetaria, cioè tutto quello che noi stiamo vivendo in questo momento lo stiamo vivendo anche come umanità, allo stesso tempo, con mezzi diversi, ma allo stesso tempo. Quindi è veramente un momento storico assolutamente originale. Quindi l'outdoor education di cui io mi occupo, mi interesso, mi affascino, documento, studio, faccio ricerca e vado alla, insomma, e mi metto anche a disposizione per la condivisione, è un modello integrato, ok? Solo per chiarire una dinamica importante quando parliamo di outdoor education, perché outdoor, no, lo sappiamo, in inglese vuol dire fuori dalla porta, quindi tecnicamente anche il corridoio, l'outdoor comincia da lì. Poi io ho sempre detto che forse le scuole dovrebbero chiamarlo camminatoi, perché poi altrimenti se i bambini corrono il corridoio effettivamente è abbastanza congruente, no? Quindi dobbiamo stare un po' attenti, perché a volte si pensa che outdoor education si può fare solo se hai un ettaro bambino, cosa che magari a Milano, a Roma tenderebbe anche a essere complicato. Quindi outdoor parliamo di spazi esterni, e questi spazi possono essere effettivamente naturali e magari ci sono delle realtà. Per esempio ci sono tutte le aree interne del paese, le aree montane, le aree marine, come io sto a Ostia, insomma un po' di mare ce l'abbiamo, e dove effettivamente si può entrare in contatto con l'ambiente totalmente naturale, ma si possono fare esperienze di outdoor molto interessanti negli ambienti antropizzati, per esempio i cortili delle scuole. L'ambiente antropizzato è dove c'è una modificazione da parte dell'uomo, quindi c'è un'interazione dell'uomo con l'ambiente. E qui, per esempio, l'aiuto che ci possono dare persone come Francesco sono fondamentali, no? Per entrare in una relazione che magari non è troppo invasiva. Tutte queste, io con Francesco, insomma, ci stiamo conoscendo, ma sto apprezzando veramente quella modalità che mi piace nell'outdoor, no? Cioè quella modalità di entrare in relazione con l'ambiente in maniera discreta, e proprio con questa idea di creare delle scenografie e non delle strutture, no? Cioè io dico sempre, in outdoor noi ogni volta che andiamo a creare un'installazione ci dovremmo fare la domanda 57 volte se la vediamo lì anche tra 30 anni, perché se no non la dobbiamo mettere, no? Perciò in outdoor apprezziamo molto il lavoro con le corde, creando parchi ecodinamici, amiamo i materiali che si deteriorano, come la paglia, che diventano versatili, in modo che il bambino possa farci varie cose. E quindi, diciamo, apprezziamo questi ambienti antropizzati, come possono essere le fattorie, i parchi, i cortili delle scuole, dove c'è un equilibrio tra l'intervento dell'uomo e diciamo, la natura. Però, voglio dire, Piazza Navona non è un brutto posto dove fare outdoor education, insomma, ne ho visti di peggio. Quindi non è che i centri storici non possano essere dei luoghi dove fare outdoor. Lo scenario italiano, al contrario di quello tedesco o dei paesi scandinavi ancor meno, la caratteristica proprio italiana è quella di poter fare outdoor urbano in città che trasudano storia, conoscenze, interazioni. E è ovvio che diventa un po' più complesso farlo nelle periferie,
no, in alcune situazioni dove effettivamente sono dei non luoghi, ci sono tante scuole italiane che sorgono in situazioni periferiche, anche molto abbandonate, dove magari appunto lì bisogna inventarsi qualcosa di più, no? Perché magari lì non ci sono tantissimi stimoli. Però il tema è questo qui, cioè c'è una grande riflessione sull'outdoor education di dire dove si sta, dove sto, no? Cioè in che parte di outdoor ho. E quindi da lì fare tutta una mappa di tutti quelli che sono i luoghi vicini rispetto al proprio istituto che possono diventare queste famose aule all'aperto. Lo dico anche qua, così al volo non lo possiamo approfondire, ma noi abbiamo anche sviluppato insieme ad altre realtà italiane una piattaforma proprio per la prenotazione di questi luoghi outdoor, una sorta di Airbnb per la scuola, no? Cioè dove invece di prenotare un posto per fare una vacanza, ti prenoti il posto dove fare l'esperienza educativa all'esterno. Lo stiamo testando da varie parti, insomma, speriamo che possa essere un contributo per chi vuole uscire dalla scuola e non doversi impiccare tutte le mattine per capire dove andare. Il tema è questo qui, cioè che cos'è l'outdoor? L'outdoor è un'esperienza educativa che poi diventa una lezione, non è una lezione e vabbè, e visto che la dobbiamo fare, facciamo qualche esperienza. È un percorso pedagogico che va dall'esperienza al concetto, passando attraverso l'immagine, quindi praticamente diventando un percorso organico, proprio anche fisico organico, in modo che appunto ci possa essere qualcosa che non è solo letta, no, la lezione del participio passato, il verbo leggere, ma è qualcosa che si fa attraverso i sensi. Adesso vado un po' veloce, così solo per magari anche poi lasciare qualche spazio a voi, ma il vero grande perché in questo momento storico per fare outdoor education. Mi aiutano i miei amici di Uppa, che sono diventato amico di questa rivista straordinaria. Ora sembra che sto facendo, no, la vendita delle pentole, ma in realtà sono dei pediatri, no? Sono delle persone straordinarie. Hanno fatto questa rivista di grande valore educativo e mi aiutano nel discorso del tema della salute. Okay? Stare all'aria aperta, stare soprattutto a contatto con il verde naturale, con gli alberi. A bassi livelli di cortisolo, cioè ormai gli effetti biofilici sono scientificamente comprovati. I terpeni degli alberi hanno veramente un'influenza sulla nostra vita. Quindi non è soltanto una questione romantica, è una questione sostanziale, reale, misurabile. Io penso che in questo decennio, che ormai i wearable ce li troveremo addosso e ci diranno tutto di noi stessi, no? Una volta che l'hackeraggio del corpo umano sarà avvenuto a livello tecnologico, si vedrà proprio come anche a livello proprio numerico si potrà calcolare questo. Ad oggi ci dobbiamo basare su una constatazione empirica di come ci sentiamo noi una volta che abbiamo fatto una passeggiata. Non è così complesso, ma proprio come muta il nostro sistema immunitario, tutto il tema legato alla vitamina D, che si fissa con l'esposizione solare. Ci sono varie evidenze sul discorso del Covid legato a bassi livelli di vitamina D. C'è un problema drammatico di obesità infantile. L'Italia è il paese col più alto tasso di obesità infantile d'Europa e perché è una sedentarietà. Io ormai li chiamo i bambini gelatina, no? Quelli che dove tu li appoggi è tipo un budino, stanno lì, si fermano, perché sono entità mitologiche, non hanno mai conosciuto come il piccolo Buddha il luogo, no, della terra, perché passano dal seggiolino a in braccio al passeggino e poi dopo arrivano, no, in un luogo fermo. E quindi in realtà legato al camminare significa stimolare tutta una serie di proprio di sostanze fisiche, l'endorfina, cioè che è questa illustre sconosciuta, a meno che voi non siate dei patiti di Pilates o altri tipi di sport tipo running, ossessivo compulsivo, cioè, ma sappiamo che esistono sostanze nel corpo che si attivano soltanto dove c'è endurance, dove c'è uno sforzo prolungato. La scuola, un certo tipo di scuola è troppo sedentaria. La dimensione digitale non è che ha aumentato, cioè non è che ha migliorato questa sedentarietà, per certi aspetti l'ha anche peggiorata. E quindi è ancora più importante pensare oggi a un discorso legato al camminare. Questo ovviamente ci porta a delle considerazioni sul tema dello spazio e del tempo, no? Che come sappiamo è anche l'equazione
della velocità. Allora, dobbiamo farci veramente delle riflessioni, ok? Dobbiamo veramente chiederci in questo momento, se noi vogliamo andare più veloce o vogliamo andare più piano. Uno dei padri fondatori, secondo me, proprio spirituali dell'outdoor education è stato sicuramente Zavalloni, no? Con la pedagogia della lumaca e con quel meraviglioso testo della scuola ecologica. È stato veramente un personaggio fondamentale che ci ha fatto veramente riflettere tanto, no? Adesso volevo un attimo guardarvi e lasciare un attimo la dimensione della condivisione dello schermo. E proprio perché quando parlo di Zavalloni mi emoziono sempre molto, no? Col suo tema dei diritti naturali dei bambini e delle bambine e di questa sua visione veramente ecologica, della scuola, che ripeto, è stata assolutamente visionaria nel tempo. Ora, qual è il discorso? Se noi allarghiamo i confini dello spazio, quindi se nell'equazione spazio-fratto-tempo il numeratore cresce perché i luoghi si ampliano, mettiamo i luoghi digitali. Mettiamo i luoghi outdoor. Se anche il tempo non si dilata, noi lo sappiamo che se in una frazione il numeratore aumenta, il denominatore rimane lo stesso, il risultato è un numero molto più ampio. E quindi questa sensazione che ci manca il tempo e che dobbiamo correre, dobbiamo correre, dobbiamo correre. E quindi alla fine cosa fai? L'infanzia diventa quella corsa per preparare la primaria diventa quella corsa per la secondaria di primo grado, la secondaria di primo grado e poi all'università e alla fine chi ci va? Ma nel senso, ma se l'abbiamo chiamato comprensivo questo istituto, ma le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, no? Ma se è comprensivo, comprendiamoci. Se è comprensivo, allora abbiamo 3 anni di infanzia, 5 anni di primaria e 3 anni. Cioè, voglio dire, sommato fa 11 anni, è un sacco di tempo. Cioè, è possibile che dobbiamo avere quest'ansia alla Mike Buongiorno, avere un bambino che a 4 anni sa l'equazione di Maxwell, ma se poi non sa chi è, se non ha mai visto sbocciare un fiore o non sa da dove viene un fungo o una balla di paglia o un pollo o un pomodoro. Sì, sarà una persona assolutamente molto istruita, ma che magari gli mancano delle basi che sono fondamentali all'umanità. E quindi cosa succede? Nel momento in cui con l'outdoor education tu capisci che inizi una relazione con il tuo corpo, con le tue emozioni, con l'ambiente circostante, con i tuoi compagni, con le tue compagne, con la città, perché outdoor education si fa anche fuori dal cancello. A quel punto, parafrasando uno dei campi di esperienza della scuola dell'infanzia, no? La conoscenza del mondo, tu scopri che questo mondo è molto più ampio di quello che tu potevi immaginare. Che nel sé l'altro è anche una capra, un filo d'erba, un albero, e che l'altro non è soltanto l'umano, ma c'è tanto altro nel mondo. E soltanto avendo una relazione diretta, però, che tu puoi stabilire un rapporto empatico e quindi puoi veramente entrare in una relazione profonda, altrimenti questa roba qui non c'è. Se noi vogliamo che i bambini e gli uomini del futuro abbiano veramente cura dell'ambiente, ne devono per forza intessere una relazione. Mentre oggi noi abbiamo un qualcosa che questo americano molto simpatico ha coniato come espressione ecofobia. Cioè proprio la paura del vivente, la paura della natura. E questo io devo dire che purtroppo, per quanto vedo tante cose positive accadere, vedo anche sempre più persone spaventate dalla natura, spaventate dal mondo. E questa dimensione che stiamo vivendo adesso pandemica non è che stia proprio aiutando ad aprirsi con fiducia al mondo esterno. Se noi non possiamo abbracciarci tra persone, cosa terribile. Almeno abbracciamo un cane, un gatto, non il visone, purtroppo, che è un animale sfigatissimo nella sua dimensione, che poi già era sfigato perché usavano la pelliccia, adesso ha preso anche la mutazione del Covid, cioè proprio quando nostro Signore ha scelto gli animali, ha detto, tiè, sei così bello, ma veramente una sfortuna terribile. Però cani e gatti, da quel che ho capito io, a meno che non ci sia qualcosa di strano, li possiamo abbracciare. Allora, se l'ossitocina, che è fondamentale per la nostra vita e il nostro benessere, non ce la può dare, la nostra maestra, insomma, per
per ovvie ragioni o quello che altro, almeno me la darà un cane, un gatto, una capra, un albero. Abbracciare un albero è una cosa da fricchettoni, però è anche un po' interessante, ai bambini piace. Potrebbe anche questo magari essere in questo momento di disagio un aiuto, no? Un momento di incontro. E quindi abbracciare la terra da questo punto di vista può essere veramente qualcosa di importante. Io invito tanti insegnanti, no, sul tema del tempo e quindi di rallentare, di non avere questa ossessione. Ogni tanto è bello sdraiarsi per terra e invece di guardare il soffitto e guardare il cielo. Cioè, io non credo che sia soltanto una dimensione poetica. Ripeto, adesso so che scientificamente porta degli effetti sulla salute, ma cambia il modo di pensare. Se i bambini stanno costantemente davanti a uno schermo oppure dentro un luogo dove ci sono, che è fatto di pareti, e se oltre queste pareti ci sono altri palazzi, il loro sguardo, l'immensità, dove la guarda? La vastità, dove la vedono? In un luogo dove c'è l'inquinamento luminoso, dove non vediamo nemmeno le stelle. Noi non possiamo pensare che questa dimensione nell'uomo sia sempre stata così. Questo rapporto così lontano dalla natura, così lontano dal cosmo e dal creato, è una cosa molto recente per gli esseri umani, non è una cosa antica. E quindi tutto quello che noi perdiamo nel momento in cui il nostro sguardo sbatte sempre contro un limite forzato, noi la metamorfosi di questa cosa qui a livello educativo in realtà non la sappiamo fino in fondo, lo scopriremo nel tempo. E io però sono convinto che noi come educatori e come insegnanti ce la dobbiamo porre la domanda: che succede al bambino quando lo mettiamo in un determinato ambiente? La riflessione sul terzo insegnante, l'ambiente che educa, è la riflessione pedagogica che ci sta accompagnando negli ultimi anni, quindi non mi stupisce che si sia arrivati anche al tema dell'outdoor education, perché noi siamo anche l'ambiente che frequentiamo. Io lo dico sempre, se Maria Montessori, che è stata uno dei più grandi geni di questo pianeta, ha dimostrato senza nessun dubbio che cambiando gli strumenti che il bambino ha a disposizione, cambia il suo modo di pensare. Perché quando tu usi degli oggetti, quando usi il materiale, tu pensi quel materiale semplicemente utilizzandolo e quindi entri in un'altra dimensione dell'esistenza. Allo stesso modo fa l'ambiente. L'ambiente ti sta dando un segnale molto chiaro e quando tu, per esempio, sei un bambino e per avere un limite devi avere sempre un recinto, devi avere sempre un filo spinato, devi avere sempre una costrizione esteriore del limite, quando è che lo interiorizzi il limite? Io vi posso garantire che per tutti gli anni che ho alle spalle di Outdoor Education e di tutte le centinaia, migliaia di persone che ho incontrato in questi anni, il bambino non è un aspirante suicida. A parte rari casi, quando esci ti sta ancora più vicino che in classe, perché il bambino è piccolo ma non è stupido. Certo, ogni tanto ha l'effetto Forrest Gump, gli apri la porta e corre come se non ci fosse un domani, come se gli avessero fregato il portafoglio, ma perché è troppo stressato e quindi bisogna prima fare degli elementi defaticanti, prima facciamo un po' di giri del palazzo. Quando lui capirà che uscire non è un premio o una punizione, ma è una realtà, determinate cose gli scenderanno. E ripeto, i bambini quando li porti in un contesto che non conoscono, è l'effetto gregge col pastore, stanno tutti là vicino, ripeto, perché è piccolo ma non è stupido. E garantisco che un bambino sotto la pioggia non è idrosolubile, non si scioglie, non arrugginisce come l'omino di latta del Mago di Oz. Ho delle evidenze, c'ho le foto, c'ho i video, c'ho i ritagli di giornale, potete veramente credermi, questa cosa non accade. E nemmeno dall'albero la prima cosa che fa è buttarsi di testa. Non lo fa, non lo fa, non lo fa. Quindi, cioè, possiamo veramente avere fiducia che i bambini ci possono seguire. Mi direte le famiglie non vogliono, cercheremo di avere l'affido e magari i genitori ce lo daranno, non vedono l'ora in alcuni casi. In realtà anche con le famiglie bisogna avere molta pazienza, tantissima pazienza. Però io lo dico sempre, io adesso mi sto dicendo, ce l'ha detto Conte che dobbiamo uscire, io non vorrei uscire, me l'ha detto Lazzolina che devo fare scuola aperta. Guarda, io volevo rimanere dentro, ma mi costringono a uscire, e quindi anche lì possiamo addossare alla politica le responsabilità e dire, cari genitori, guarda, non lo dobbiamo fare, anche perché c'è un contagio da aerosol, cosa che
almeno quel contagio lì, quando siamo all'esterno, quel problema lì non ce l'abbiamo. E quindi, diciamo, usciamo fuori anche perché c'è più ricircolo d'aria. Poi impareremo a vestirci, impareremo a mettere una tuta impermeabile eventualmente se serve. Però diciamo che, io non so, avete capito, piace anche tanto scherzare, però perché mi piace anche portare un po' di leggerezza. Cioè, io credo che in questo momento storico sia fondamentale riuscire a fare qualcosa che abbassi tutto questo stress che abbiamo. Io, insomma, sono aperto anche a altre domande, ma io ripeto veramente il perché facciamo educazione all'aria aperta in questo momento è per una ragione di salute mentale. Io ne sono assolutamente convinto. No, lo diceva un grandissimo pedagogista napoletano, no? Si chiama Massimo Troisi, no? Quando l'amore c'è tutto, no, che le ha salute. Cioè, in questo momento abbiamo bisogno di salute fisica, ok? Abbiamo veramente bisogno di riscoprirci una dimensione diversa. E io ho visto che quando si esce con gli alunni, ripeto, in maniera continuativa, non in maniera sporadica, cambia il rapporto con loro, cambia totalmente il rapporto con loro. È un po' quella cosa che magari tanti di voi avranno sperimentato, no? Dopo che hai fatto un'uscita didattica, magari quando si poteva fare nel millennio precedente, no? Quando ci facevi 2 giorni con loro, giorno e notte, non dormivi, anfetamine, tutta una serie di problemi enormi, però poi dopo i rapporti cambiavano. Per qualche giorno gli volevi ancora più bene, poi ritornavi a disprezzarli come prima, però quella relazione che avete vissuto ha dato un senso. Io dico, outdoor education crea quel clima di montagna, no? Dove la gente sui sentieri si saluta, cosa che per me, sono di Roma e ho vissuto in Trentino 3 anni, mi dava anche fastidio. Perché mi saluti? Chi t'ha mai visto? Che problema c'hai? Però poi io ho capito che in montagna, su un sentiero, su una ferrata, se tu ti chiami Danilo Casertano e vai a fare la ferrata con le ciabatte, perché sei nato, capito, sul mare e non conosci nulla, la persona che ti ha visto su quella ferrata, in quelle condizioni pietose dove tu andavi, se ti ha sorriso e ti ha guardato negli occhi, ti si ricorderà. E quindi quando la sera la tua foto sarà sul giornale, sul telegiornale, perché tu ovviamente sarai inciampato, ti sarai perso come un cretino di Ostia dal mare che pretende di scalare le 3 cime dell'Avaredo, quel fatto che ci siamo visti negli occhi avrà stabilito una relazione. Perché in montagna ci si aiuta, perché si sa che se rimani da solo, poi il pericolo c'è. Quindi ci sono dei luoghi che favoriscono le relazioni umane. Quindi quando si esce tutti insieme, non è che ti puoi distrarre, no? E io lo dico sempre ai bambini, tutti siamo usciti e tutti dobbiamo tornare. Sono forse io guardiano del mio fratello? Sì, perché se se lo perdiamo è un problema per te e pure per me. Perché se io me lo perdo, poi tu non esci più, manco tu. E lui vuole uscire. E quindi anche lui si sente responsabile. Quando noi facciamo outdoor education qui a Ostia, cioè io ho i ragazzini che bloccano il traffico, hanno le giacchettine e ovviamente sono una situazione anche molto coreografica, però loro si sentono importanti. Io ho il potere di bloccare il traffico, a volte magari anche esagero, fanno fare una coda, però cioè, il tema è questo, no? Io posso far fermare il traffico perché ci stiamo muovendo nella città. Molte persone pensano che stiamo girando Suburra, scusate, e perché effettivamente vedere bambini al mare non è così semplice d'inverno. Però voglio dire, noi lo facciamo e abbiamo dimostrato che appunto al mare si può andare anche d'inverno, che oltre ad essere una bella canzone è anche una possibilità pedagogica. Io rimanevo sconvolto, ripeto, io sono nato qui e pensare che il litorale sia un luogo sconosciuto per 9 mesi l'anno, insomma, penso sia veramente una follia. E quindi vedo che le cose però un pochino stanno cambiando, ripeto, e credo che sia veramente una grande opportunità che noi possiamo avere, quella di riappropriarci dei luoghi. E quindi poi ditemi voi, Francesco, io se no vado avanti, vi posso far vedere se volete qualche immagine di qualche luogo, ma vorrei anche sentire voi, siete tantissimi, porca miseria, 114 persone, poi dicono che gli insegnanti non gli va di lavorare, ma vi hanno costretto a partecipare a questo webinar, cioè, no? Cioè avete un ordine di servizio, perché se state alle 6:30 qui in 114 o mi dimostrate che avete un problema, oppure è veramente molto particolare che siete tutti qua. Francesco, non ti sconvolge questa cosa? Come premio, sì, infatti sono molto contento. Come premio io
farei vedere un'immagine delle tue attività sul mare, dai, dai, facci sognare un po', su, Allora va bene, un adesso po' allora. almeno virtualmente da queste case, da questi schermi. Ok, allora guarda, dammi solo un secondo che intanto intrattienili tu mentre io cerco il link. Racconta tu una cosa, Ma ok. io guarda, ti ringrazio Danilo, mi hai dato degli spunti bellissimi, affascinanti. Poi come sai fare tu con un linguaggio anche che ti si ascolta proprio volentieri. Però dentro hai messo un sacco di profondità in tanti temi, mi sono segnato anche io delle cose che voglio integrare. Per esempio, tu hai parlato di tempo, mi piace molto il concetto di tempo, soprattutto nel rapporto con la natura, di darsi il tempo, no? Di un'osservazione e di un ascolto diverso rispetto al bombardamento di messaggi e di immagini che riceviamo normalmente tutti i giorni nell'era di internet, ecco, quindi da tutte le parti. E quindi il tema del tempo per me meriterebbe uno spazio un po' più importante nella trattazione di questi temi. E io lo voglio inserire, se ti chiedo grazie a te, lo inserirò nel mio binomio, nella mia dualità, movimento, sosta, ci metterò trasversale, da oggi in poi ci metterò trasversale il criterio del tempo. Ecco, quindi su quello Oh, ti guarda, sì, ringrazio. adesso ho trovato un video che avevamo fatto. Guarda, sul tempo, fatti Vai. solo dare un'ultima cosa, visto che stai prendendo, no, una riflessione. Per me il tempo in educazione veramente c'è questo elemento di triplice che sta nel greco, no? Cioè, in greco la parola tempo viene espressa in chronos, Kairos e Aion. Sono tre qualità del tempo che nel mondo greco, essendo persone molto più intelligenti di noi, avevano veramente una vastità. Quindi noi viviamo principalmente nel Cronos, cioè che nel tempo lineare, quindi che è un tempo che mangia, è quel tempo che ci manca sempre, perché è quel tempo che ci porta alla morte, cioè è il tempo che scorre e ogni secondo che scorre accidentalmente ci porta inesorabilmente verso una fine. E quello purtroppo nella scuola è tutti quei limiti del tempo, no? È la lezione di 50 minuti, di 45, che si deve interrompere, che purtroppo magari i ragazzini si erano anche magari appassionati di fare quella cosa, ma tu devi smettere perché deve entrare giustamente qualcun altro, oppure perché devi fare un'altra cosa. Quindi è un tempo, no? Io la chiamo la pedagogia del treno, no? Che passa alle 9:15, però poi è sempre in ritardo. Cioè è una dimensione del tempo un po' strana. Però è ovvio che quel tempo c'è, perché ci sono delle cose che vanno scandite, l'entrata, l'uscita, il pranzo, andare in bagno. Quindi per me il tempo lineare è il tempo delle necessità. E noi possiamo fare educazione tra una necessità e l'altra. E dobbiamo però capire che se il tempo è soltanto legato alla necessità, se tutto ciò che faccio è perché lo devo fare, perché sta sul piano del dovere. E tu vivi una vita che passa da un dovere all'altro. Allora noi ci illudiamo di insegnare il pensiero divergente, la creatività, ma sono tutte balle, perché le stiamo tutte quante imbrigliando in un determinato tempo. Perciò a me piace la didattica digitale, perché dovrebbe liberare tempo. Nella flipped classroom dovresti liberare tempo. Cioè determinate cose dovrebbero esistere per liberare del tempo, per non avere costantemente tutta la giornata scandita in qualcosa che sta lì e non può essere che lì in quel momento. Cioè il tema dell'asincrono e del sincrono. Grazie al digitale ci si stanno aprendo degli spazi di asincronicità che sono tutti da esplorare. Nella didattica outdoor, certo, il Cronos c'è perché ha bisogno di tempo, ma esiste il Kairos, cioè ovvero esiste il tempo opportuno. Cioè, se a Roma nevica ogni 20 anni, e io conosco delle maestre che quando ha nevicato qualche anno fa hanno chiuso le tapparelle perché sennò i ragazzini si distraevano a guardare fuori una città imbiancata, per me sei un criminale. Nel momento in cui tu ti sei preparato una grande attività e vai al mare e c'è sta un cefalo morto di queste dimensioni, e tu però ti eri preparato la tua meravigliosa attività sui venti, ma ho capito, ma c'è un animale morto davanti a te, grosso così. E quindi se non cogli il momento della riflessione su perché è morto quella bestia, chi era, chi non era, come è morto, che è fatto, ma come mai, ma galleggia, ma se lo ributto in acqua o sotterramo, se lo magniamo, cioè se non ti fai delle riflessioni in quel momento, sei incredibile.
Cioè, quindi il tema del Kairos è fondamentale, di questo tempo che ha senso adesso e domani, boh. E poi, ripeto, di nuovo l'Aion era rispetto all'immensità. Cioè, l'Aion sarebbe, una traduzione potrebbe essere l'eternità, l'immensità, no? È l'eone. E quindi è un tempo grande. E quindi quando tu stai davanti al mare, o stai davanti a un grande albero, o stai sotto una montagna, tu, nel tuo sentirsi così piccolo, sotto il cielo, l'essere umano più si sente piccolo e più sperimenta in se stesso invece la grandiosità. Il bambino, se non lo portiamo all'esterno, non vive mai la maestosità, l'immensità. E quindi poi si illude di essere. Adesso mi veniva a mettere una parolaccia perché a Roma non si può dire che siete tutti insegnanti. Cioè, è il Marchese del Grillo si illude di essere molto di più di quello che è. Ma perché non si confronta mai con l'immensità? Se ti confronti con l'immensità, il tuo ego piano piano si può anche rimpicciolire, altrimenti tu pensi che sei sempre il protagonista di tutto. E quindi questa dimensione, ripeto, che al di là della religiosità, viene pure dall'ambiente in cui viviamo. L'essere umano ha bisogno di confrontarsi con l'immensità, con la grandezza, altrimenti non aveva senso che se in antichità facevamo le chiese, le cattedrali. Che senso ha aver fatto il Pantheon? Il Pantheon, dentro al Pantheon si può iscrivere una sfera perfetta. E l'essere umano, quando entra dentro un luogo come il Pantheon, si sente, ha un'esperienza incredibile. Se non l'avete mai fatto, veramente uno dei buoni motivi per venire a Roma è venire al Pantheon. Ma è il concetto del grembo materno, il concetto del trullo, del tipì, di tutte quelle dimensioni che sono all'interno dello stare in un luogo che ti evoca qualcosa di completamente diverso. Noi viviamo sempre in luoghi squadrati. Io infatti, no? Siamo sempre. Quindi, ripeto, la dimensione del tempo è una dimensione enorme. Ora, magari ve lo faccio vedere al volo, l'asilo del mare, in un'immagine di repertorio, che è una cosa così antica. Però magari vi dà una suggestione. Ci sono riuscito a condividere lo schermo? Chi può dirlo? Sì. Ta-dan.
Insomma, dai, qualcosa abbiamo visto. Insomma, queste immagini pre-Covid, ovviamente, cioè ci tengo, se no andiamo in galera. Però, ripeto, in qui, per esempio, il bambino esprime qualcosa di archetipico. Ora, voi immaginate che stiamo in una riserva protetta della Lipu che appenderebbero i cacciatori per i piedi e il bambino dice che è un cacciatore. Potete immaginare la contraddizione. La seconda è che, non so se avete visto, a un certo punto c'è un monumento un po' strano, ora lì è dove è morto Pierpaolo Pasolini, che era una discarica, adesso è diventato un'oasi, quindi proprio per la serie le contraddizioni più grandi di questo mondo. Però qual è il tema? Esiste un discorso antropologico. La costruzione della casa, il cacciare, raccogliere tracce e raccogliere, il tema dell'affrontare la paura, il gioco del collezionare, l'avventura. Sono tutti giochi sociali, sono tutti giochi archetipici. Qui stiamo parlando di antropologia. Quindi, per esempio, nel primo ciclo, non permettere ai bambini di poter sperimentare quello che l'essere umano ha fatto per millenni, non poterglielo permettere nemmeno per qualche anno, per qualche mese, è un crimine. Perché quando poi noi ci riempiamo la bocca di filogenesi, ontogenesi, tutti questi paroloni grandiosi, ma se al bambino piccolo non facciamo mai, per esempio, sperimentare la verticalità, dico, cioè, l'essere umano prima ha fatto Lascaux e poi è arrivato all'ebook, ma nel momento in cui non disegna con la parete, non si confronta con la verticalità, noi gli togliamo un'esperienza e gli togliamo l'articolazione del braccio. E noi gli impediamo di sperimentarci con la superficie grande. Disegnare sulla sabbia con una piuma di un gabbiano, magari sterilizzata o quello che sia, permette al bambino di impugnare un oggetto senza avere tutta la tensione che invece una penna gli porta. Nel momento in cui tu scrivi sulla sabbia, sempre montessoranamente parlando, che cosa succede? Ma tu puoi fare la stessa cosa col fango, con un bastone. Questo che non vuol dire che non vogliamo dare al bambino l'A4, perché sappiamo che ormai il mondo gira su un A4, ma la vita non è solo dentro l'A4, no? A parte che c'è anche l'A3, però dici costa. Però, ripeto, se tu lo fai per terra o lo fai su un muro, non ti costa nemmeno tanto. Ed è un'esperienza di lasciare un segno completamente diversa. Ora, quando glielo facciamo fa all'essere umano, almeno facciamolo fa quando è piccolo. Di queste cose io ne sono convinto che hanno delle ripercussioni totali. Cioè oggi un bambino che sa fare una capriola a 4 anni lo prendono alla nazionale olimpica, perché poi dice: è ovvio che dobbiamo fare psicomotricità come se non ci fosse un domani. Grazie al cavolo, inciampano in se stessi. E quindi, ripeto, ma si può fare psicomotricità arrampicandoti su un albero? Ripeto che non è un crimine contro l'umanità. Poi ci faremo fare la dispensa dal Papa, chiederemo il permesso al questore, ma in qualche modo noi dobbiamo far interagire i bambini con la realtà. Poi io lo dico sempre, esiste no, l'allerta rossa e il prefetto non ci fa uscire di casa. Dico, ma ci sarà pure allerta arcobaleno dove si va fuori. Cioè, ripeto, adesso a Roma ho piovuto 5 giorni, ma dopo che è uscito il sole, ma vogliamo uscire? Ma lo devi... Ripeto, sono tutte considerazioni. Poi, ripeto, abbiamo persone come Francesco che si inventano oggetti, scenari per poter permetterci di stare seduti vicino a un albero, di poter contare il nostro percorrere. Io vi do un'altra suggestione che a me fa impazzire. Tanto voi, adesso io non so se pure a Modena, dalle vostre parti è così, ma a Roma, la sera, voi vedete la gente che cammina con una busta dell'immondizia in mano e vaga. Sapete perché stanno così e vagano? Perché hanno il contapassi, devono fare 10.000 passi, se no non possono tornare a casa, se no il medico li picchia. E quindi girano, girano, girano. Però io dico, ok, quindi c'è tanta gente che col contapassi, magari anche voi avete questo tipo di problema, no, c'è il fatto che l'orologino gli dice ti devi alzare, no, devi fare qualcosa. Adesso i bambini ci si stanno rivoltando contro. Io già li vedo, i bambini con l'iWatch dicono, maestro, l'orologio ha detto che mi devo alzare, è troppo tempo che sto seduto. In più, io vi dico sempre, io l'ho fatto fare ad alcune maestre, guardate che ci sono dei numeri incalcolabili. Provate a mettervi il contapassi voi, oppure se avete un nipote, un cugino, un figlio, quello che volete,
mettetegli il contapassi, dopodiché calcolate quanti passi fate in una lezione indoor e provate a fare un'esperienza outdoor e guardate la differenza. E dopodiché fatevi questa drammatica domanda. Guardate, gli ordini di grandezza possono essere anche 10-15 volte, eh? Quindi vuol dire che magari un bambino indoor fa, che ne so, 400 metri e outdoor fa 4 chilometri o 3 chilometri. E domandatevi, quell'energia che non spende camminando, dove va? E la risposta è nei vostri attacchi d'ansia e di panico, nel vostro disagio, nella vostra, magari non voi perché a quest'ora quell'insegnante non c'è, ma in quella richiesta di ADHD, in quella domanda di certificazione, che magari in alcuni casi è anche giusta, per carità, ma quell'irrequietezza di quel bambino, quel nervosismo di quel bambino. Guardate che quello che mi hanno detto dopo 8 anni di outdoor education, i genitori sono contenti di 2 cose, anzi 3. Che il bambino la sera dorme prima, sviene, quindi se lo leva dalle balle prima, che mangia di più e che va meglio in bagno. Finito. Poi del livello pedagogico frega niente a nessuno, ma per il semplice fatto che dorme prima, che mangia e va in bagno, basta, è finito. Questo dovrebbe... Però voi capite che se noi diciamo che l'outdoor fa cagare, cioè nel senso, magari non è un grande slogan e ci dobbiamo inventare tutto piacere e dobbiamo dire che fa bene anche per lo sviluppo cognitivo, ma basterebbero queste 3 cose per vivere meglio o no? Io penso di sì, cioè già migliorare la fisiologia, porca miseria, ci dovrebbe fare una statua. Però guardate, questa è tutta la realtà che io vivo da questi anni, quindi un profondo disagio cercare di inventare delle cose didattiche, pedagogiche per giustificare dei miglioramenti fisiologici. Però è così, a volte la nostra vita è questa. Ma guardate che è proprio diverso, cioè cambia veramente tutto. Io c'era un bambino carinissimo, era uno di quei bambini gelatina che vi dicevo prima, quando è venuto da noi, le prime volte che stava attaccato alla corda, io vedevo che piegava a destra, no? Ho detto, porca miseria, si vuole suicidare, quindi crollano tutte le mie teorie. Invece no, si addormentava, dormiva attaccato alla corda, povera anima di Dio, non aveva mai avuto tutta quell'ossigenazione. E questo però gli è cambiata la vita al suo bambino, gli è cambiata veramente la vita. E infatti poi lui a un certo momento diceva, maestro, per favore, basta, non usciamo più, no? Era proprio per dire, no, che magari a volte anche troppo outdoor non bisogna esagerare. Infatti io dico sempre alle maestre, alle mie collaboratrici, ragazzi, non è che dobbiamo fare survival, se ogni tanto siamo dentro non è che succede niente, eh? Quindi anche lì tutto sempre con giudizio, con equilibrio. Infatti io dico, poi i bambini quando stanno più fuori si disegnano addosso, cioè nel senso che se, come diceva prima Francesco, noi non replichiamo nell'outdoor quello che facciamo nell'indoor, quando torneranno dentro determinate cose le faranno con voglia. Si chiama pedagogia del desiderio, ovvero la pedagogia della mancanza, di ciò che ti manca. Se tu vivi una bella esperienza outdoor, poi quando stai dentro sei più contento a quel punto anche di disegnare, volendo anche fare terribili lavoretti, ma cioè per carità sono comitato contro lavoretti, per carità mi autodenuncio. Allo stesso modo per invece la primaria e la secondaria, il tema è, fuori ho fatto un'esperienza sulla meteorologia, sulla storia, sulla sostenibilità, io l'ho fatta l'esperienza, adesso la devo portare dal corpo al concetto. E a quel punto dopo mi posso mettere lì, posso fare un approfondimento sulla rete, posso scrivere, posso leggere un libro, però io quella cosa lì l'ho vissuta, me la porto addosso, c'ho il mio sudore che dice di quella roba lì, no? E poi c'è tanto apprendimento incidentale, magari sei uscito per imparare una cosa e ne hai imparata un'altra, cioè e magari invece in classe si chiamerebbe distrazione. Però fuori c'è anche la possibilità di imparare qualcosa e magari non ti aspetti. Diciamo, queste sono così delle suggestioni sull'outdoor. Poi io lo dico sempre, è un mondo che stiamo esplorando tutti insieme. Chi da qualche anno in più, perché poi c'è tanta gente che in Italia outdoor lo faceva senza che si chiamasse outdoor, ma non lo sapevano, ma facevano quello. Stiamo parlando di pedagogia attiva, stiamo parlando di comunità educante, stiamo parlando di rapporti tra città e territorio. Questo paese, per fortuna, di esperienze buone nel corso dei decenni della sua storia ce l'ha avute. E adesso magari abbiamo dei nomi, no?
abbiamo dei nomi su cui magari grazie a questi nomi abbiamo la possibilità di incontrarci e di scambiarci delle pratiche. E questo è il mio, insomma, la parte divertente di questo momento storico per me è quello di ascoltare le persone che vogliono fare qualcosa di diverso e cercare di facilitare. E l'incontro con Francesco è anche questo, vorremmo cercare magari anche di venire dalle vostre parti e di entrare nei vostri giardini, nei vostri cortili e vedere se possiamo inventarci qualcosa insieme per facilitare, no, questi luoghi e per facilitare i bambini e voi nel creare delle esperienze di apprendimento. Ok? E questo, insomma, è l'augurio che ci siamo fatti io e Francesco anche di poter riprendere, no, questo viaggio nelle scuole e di poter andare lì e insieme a voi, insieme, avete visto anche nelle immagini molto belle che ci ha fatto vedere Francesco, con dei prototipi, con delle suggestioni, vedere se poi nascono delle occasioni di apprendimento, no? Questo è quello che vorremmo fare. Sì, siamo anche curiosi di capire da voi se abbiamo questo scampolo di tempo, anche se veramente in questi tempi avete notato di aver usato di più o in modo diverso gli spazi vuoti, gli spazi intorno alla scuola, ma anche gli spazi della città, perché è un fattore sicuramente culturale, come diceva anche Danilo. Mi piaceva il confronto con il tuo amico svedese o norvegese, no? Che nonostante il clima. Quindi mi chiedo anch'io, è una domanda che poi ribalto a chi fa l'attività effettivamente, se questo fattore culturale ce l'abbiamo comunque nel nostro DNA, che non sia una cosa magari che viene forzatamente, ma che basta qualche stimolo per entrare naturalmente in un regime di attenzione verso la natura, di tempi, di osservazione, eccetera, che sono possibili anche qui da noi. Ecco, con fatto salvo tutto il problema della salute, benissimo l'alleanza con il pediatra che magari aiuta a rassicurare anche i genitori, no? Perché è un'alleanza larga che ti permette di avere l'ambizione di fare delle cose con successo. Però ecco, chiediamo in questo, abbiamo proprio 10 minuti, se avete delle esperienze da raccontarci o anche delle domande. Poi, come diceva Danilo, noi arriveremo a Modena da Daniele nello spazio suo, vogliamo provare a fare qualcosa, per cui chi è nei paraggi magari ci piace se ci teniamo in contatto per costruire un team di lavoro per una giornata di sperimentazione, Danilo, quello Sì. abbiamo bisogno di tanti alleati e persone come voi, molti di voi sicuramente stimolati a fare questa ricerca sperimentale con dei prototipi oppure anche senza, vedendo quello che abbiamo a disposizione. Vedo qua che c'è una domanda di Damiano. Avete esempi di pratiche outdoor in primaria in distanziamento da poter fare in cortile scolastico? Beh, Francesco, tu gliene hai fatta vedere proprio prima una, insomma. No, Sì, quella sul cibo, assolutamente quella. erano tutte in primaria, in effetti, quelle esperienze. Alcune ecco, diciamo, le scuole estive, i campi estivi sono stato un campo di sperimentazione importante, perché sono in quello spazio intermedio, no? Dove ti è consentito anche un po' più di libertà. Ecco, quindi su quella parte lì siamo riusciti a sfruttare il momento dell'estate per fare della sperimentazione, che poi abbiamo verificato lì per poi applicarla alle scuole primarie in questo caso, e io so che gli educatori stanno raccogliendo documentazione, per cui quello sarà interessante fra 6 mesi magari capire come questa sperimentazione abbia lasciato qualcosa che può essere utile anche dopo, oppure no, oppure ci riporta ad una realtà diversa, per cui abbiamo visto che comunque sì, siamo stati fuori, ma non tanto più che non a scopo ricreativo o per paura di o per l'aerosol piuttosto che per sfruttare la natura come contesto educante. Guardate, vi ho messo in chat un link di un nuovo progetto fatto da alcune amiche e alcuni amici, molto carino, con tante suggestioni dal punto di vista delle attività
da fare in outdoor, si chiama sperimento.it. Invece, se tra di voi ci sono invece persone della scuola di secondaria, vi voglio condividere con voi invece un altro bellissimo link di questa organizzazione, si chiama Creda, che sta a Carate Brianza, e fanno veramente delle cose bellissime. E per esempio, adesso qua ve lo voglio far vedere, vi metto un altro link. Eccolo qua, eccolo qui. Educazione, contatti. Comunque vi metto anche qua dei progetti veramente molto, 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 molto belli di educazione alla sostenibilità con delle cose appunto legate a unità didattiche di apprendimento sostenibili. Sono veramente molto, molto interessanti. Aspettate, ve lo metto in chat, eccolo qua. Andatevela a vedere, sono veramente super bravi. Diciamo che il futuro passa anche attraverso questa raccolta di buone pratiche. Okay? Poi, come vi dicevo, starà anche a voi sperimentarvi, provare. Ricordiamoci che errore ed errare hanno più o meno, no, la stessa radice, quindi non dobbiamo avere paura di sbagliare. Questa è una delle cose che, per esempio, anche Francesco, che fa design, sa benissimo. Se noi ci dovessimo fermare ogni volta che le cose non fluiscono immediatamente, è finita. Cioè, il tema del problem solving è fondamentale. Questa è anche un'altra bella immagine, no? Cioè, sia sul digitale che sul vivere fuori, possiamo veramente metterci al fianco dei nostri alunni. Cioè, noi, l'insegnante vive sempre la dimensione di stare davanti a loro. Ma noi possiamo stare a fianco a loro e possiamo stare anche dietro di loro. E ogni tanto loro, e quando fai outdoor è bello, no? Loro vanno avanti, ogni tanto si girano per vedere se tu ci stai ancora. È un po' un rivoltare, no? Non è che sempre io devo guardare a te, ma vai avanti tu, no? E ogni tanto loro si fermano e dicono: ah, vedi che allora vuoi essere visto ogni tanto, no? E in altri casi, appunto, ti metti a fianco a loro e guardi le cose e ti fai delle domande. Cioè, anche mutare le posizioni è qualcosa di interessante. Infatti, un'altra cosa che facciamo anche Francesco è quando diamo degli oggetti ai bambini, vediamo loro che ci fanno prima che noi gli spieghiamo tutto. Vabbè, fammi vedere tu, tanto che tiri fuori. E molto spesso, come sarà capitato anche a Francesco, tirano fuori delle cose molto più geniali di quelle che potevi pensare a te, perché dice: perché chi ce l'ha Esatto, pensato? sorprendenti, sorprendenti. Sì, perché loro sono naturalmente divergenti, questo è il tema. Cioè, noi Vedo che c'è sul Daniele pensiero Bark che è divergente, noi siamo gli entrato. alunni. Eh? Facciamo chiudere a Daniele che è Oh, entrato, grande che Daniele, è tutta grandioso. colpa sua, è tutta colpa sua. È Ciao a sempre colpa, tutti. ci ha fatto pure Saluto i conoscere. miei insegnanti, saluto gli altri insegnanti. Devo salutare prima i miei, però, perché che volete fare? Pezzi di cuore. Come non potevo venire con Danilo e Bombardi, cioè, insomma, sono altri pezzi di cuore. No, no, non ho cose intelligenti da dire. Ho un po' pubblicizzato l'evento perché in modo diverso e su coordinate diverse avete tutte e due delle idee molto, molto affascinanti, insomma. Io sono intenzionato a continuare a lavorare anche perché abbiamo gli spazi, non ce l'avessimo, cioè tutte e quattro le nostre scuole hanno degli spazi bellissimi che abbiamo pian piano iniziato a curare, sempre di più, insomma, a mettere in sicurezza e a curare. Quindi per me, insomma, se qualcuno ci segue su questa dimensione, a me piacerebbe avere una dimensione di tanti, di tutti, dove considerare proprio lo spazio, no? Qualcosa dove poterci stare. E poi una dimensione di chi vuole magari sperimentare qualche passetto in avanti, perché le cose che propongono Danilo e Francesco sono affascinanti, ma giustamente richiedono molto coinvolgimento dentro, no? Crederci, vero Danilo? Insomma. Sì, insomma, ci stanno. Adesso qui ho messo altri link, se ve li volete copiare e incollare, sono un po' di contatti. Per esempio, ci Perfetto. sono delle scuole che veramente in poco tempo, con poche cose, con pochi elementi nei giardini, hanno veramente cambiato il loro approccio. E per esempio, ripeto, nella scuola dell'infanzia è possibile veramente fare la rivoluzione straordinaria con l'outdoor, veramente non con tantissimo. Ok, quindi veramente
lì per le maestre che si volessero misurare su quel mondo lì, lì è proprio il passo è molto breve. Sulla primaria non è così lontano, sulla secondaria, come dicevo, bisogna invece avere un pensiero un po' più sostenibile, un po' più sistemico. Però, insomma, è comunque molto più divertente che stare solo dentro. Sì, e poi niente, c'è proprio il tema dell'apprendere non solo in spazio aperto, ma anche in movimento, tutto il tema della scuola in movimento, che è molto interessante. Dove andare a fare scienza, matematica, insomma, è veramente, sono dimensioni secondo me affascinanti. Il Covid è stata l'opportunità, Danilo, di imparare questo per noi che siamo gente di pianura, Ha come dice la canzone. E credo che però non dobbiamo perdere questo slancio. Abbiamo appena avuto un piccolo finanziamento per fare una roba che si chiama Tenda 4.0, perché l'idea, come Gigi Proietti a Roma faceva il teatro Tenda all'aperto, no? Abbiamo proposto alle circoscrizioni di fare musica, spettacolo, cinema all'aperto. Proprio per iniziare anche a sfruttare questi spazi col bel tempo, diciamo un po' con la primavera, perché naturalmente qui non stiamo a Ostia, Danilo, qua c'è l'umidità che ci colpisce, più della neve, peggio l'umidità della neve, Lo so, diciamo. però io guardate che faccio outdoor education ad Alessandria, che a livello di nebbia va L'Egitto sicuro che però, non ha niente da Alessandria, invidiare. Egitto dove fa caldo. No, no, Alessandria in Piemonte, ci sono c'è l'attrezzatura. Ricordiamoci Baden Powell, non esiste un cattivo tempo, esiste un cattivo abbigliamento. Poi esiste pure il cattivo tempo, però comunque c'è l'abbigliamento che ci può aiutare. Cioè, No, esiste il va mondo del bene. trekking che ha messo a disposizione materiali molto interessanti. Sono solo imparare un po' ad abitarli, tutto qua. Poi ricordiamoci che abitudine e abito hanno la stessa radice. E poi per Aristotele significa anche la virtù. Cioè, la cosa interessante è che le virtù si devono abitare e si devono mettere addosso. E quindi anche lì l'outdoor all'inizio è scomodo, ma una volta che lo fai, è un po' come io che vado a correre, no? Ogni volta impreco tutti i salti del paradiso, ma poi dopo il terzo quarto chilometro scatta l'endorfina e non potrei vivere senza. Cioè l'outdoor è anche un po' questo, all'inizio è un po' spigoloso, un po' difficile, un po' umido, è un po' sporco, però poi se noi seguiamo i bambini e non solo il nostro disagio, ai bambini di tutto sto disagio del tempo, lo sai benissimo Daniele, gliene frega molto meno. Più un problema dell'adulto, l'umidità, lo stare fuori, fa freddo, il bambino molto meno, eh. E comunque noi, per non saperne leggere e scrivere, abbiamo stampato 100 manifesti dove c'è scritto che il freddo non fa malare, quindi, come dire, l'abbiamo messi dappertutto. Poi te ne mandiamo qualche copia. Va Grazie, bene. grazie, E niente, io ero solo per salutare, quindi posso andarmene a casa perché si è fatta una certa. grazie. Bombardi, No. che dici? Andiamo tutti, direi, perché ormai è scaduto il tempo. Esatto. Grazie a tutti. E Federica, vuoi chiudere tu? Io ringrazio Danilo, grazie, è stato bellissimo. Ti ho ascoltato, è stato anche meglio che non fare una chiacchierata tra di noi, parlare così insieme, no? Papà, Condividendo. questo per me. Ringrazio Francesco e Danilo perché lo dico per tutti i colleghi, gli insegnanti, sono davvero delle due autorità nel loro campo, quindi abbiamo due persone che poi sono speciali come persone, questo si avverte, però è importante per noi, è un momento di Grazie crescita. Va Daniele che ci bene? hai messo Grazie, insieme. grazie Dani.